Salve, sono Tommaso Alfaroli, ricercatore nella didattica del canto, con particolare riguardo ai disturbi del neurosviluppo. A seguito della situazione che stiamo vedendo oggi in Ucraina, mi sento di parlarvi di apprendimento sociale. Alfred Bandura, sociocognitivista, ci fa vedere, attraverso l'esperimento della bambola Bobo, come l'aggressività venga prodotta nei bambini mediante un apprendimento di tipo imitativo. Gli studi sull'epigenetica ci mostrano come l'alert della paura tracci le memorie transgenerazionali. Sono qui oggi per fare un appello grande, un appello di pace, perché distruggere le strutture architettoniche, vedete da dove parto, genera l'incapacità di rispondere a delle domande, a partire da dove vengo. Quindi l'incapacità di avere una storia e questa incapacità viene rafforzata dall'idea di non sapere chi sono e questo crea uno stato di ansia. Non rispondere così alla domanda con chi sto, non riesco nemmeno a generare un senso di comunità. Non sapere con chi si sta e rispondere anche con nessuno genera un senso di disistima, di inadeguatezza. E ancor peggio, tutto questo genera l'incapacità di amare.